In questo corso ci siamo occupati della valutazione del dibattito in ambito scolastico e competitivo, secondo il protocollo del World School Debate. La domanda che ora ci poniamo è: il debate può essere usato in altri ambiti? È bene premettere che qualunque risposta daremo sarà soltanto indicativa, per l'ovvia ragione che le uniche tradizioni consolidate nell'uso del debate sono quella educativa e quella competitiva. Inoltre, prima di rispondere alla domanda, è utile ricordare alcuni aspetti del debate. Il debate è un'attività dialettica, di confronto tra due gruppi poco numerosi, dei quali uno solo è vincitore. Ovviamente, possono essere coinvolti più gruppi, che si dovranno però confrontare a turno. Il debate è un'attività regolamentata. Le regole possono essere quelle già in uso nei vari protocolli, oppure modificate secondo specifiche esigenze, ma devono essere sempre chiare, precise e includere 1) l'introduzione e la posizione del problema, 2) l'argomentazione, 3) la confutazione, 4) il riepilogo e l'analisi del dibattito con la quale si soppesano argomentazioni e confutazioni. Il debate è un'attività critica. L'argomentazione e la confutazione sono procedimenti che invitano a considerare la coerenza e la fondatezza del ragionamento e, nel caso si preveda un piano di azione, la fattibilità della proposta. Il debate è un processo che aiuta a sviluppare la capacità di ascolto e di revisione dei propri assunti. Per vincere un dibattito, infatti, è necessario saper pensare e trovare risposte argomentative alle obiezioni ricevute. Usato come palestra di pensiero, il debate è uno strumento potente per favorire l'immediata analisi di una questione e la capacità di trovare argomenti favorevoli o contrari. Il debate è un'attività che richiede un lavoro di approfondimento dei temi che si dibattono. L'applicazione del dibattito, al di fuori dell'ambito scolastico e competitivo, deve dunque tenere presente che il debate è un'attività di gruppo che favorisce capacità dialettiche disciplinate sia di critica che di ascolto ed è esercizio di ginnastica mentale sulla base di uno studio approfondito. In questo senso, un campo di applicazione può essere senz'altro quello formativo o di valutazione del personale. Il debate, infatti, può ritornare utile nei settori in cui è necessaria una formazione o una valutazione che evidenzi e rafforzi la capacità di pensare dialetticamente per fornire rapidamente argomenti e confutazioni. Ciò può avvenire con l'ausilio di un formatore esterno oppure con un formatore interno di debate. Di non secondaria importanza sarà la scelta del protocollo di debate che dovrà essere più adatto alla formazione che si vuole raggiungere. Se si vuole favorire il lavoro in team, il protocollo del World School Debate appare decisamente idoneo e potrà essere usato per testare la capacità dei partecipanti a lavorare in gruppo. In altri casi, invece, si può ricorrere a protocolli con caratteristiche diverse. Il debate può essere utile anche nei settori in cui si deve individuare il pro e il contro di un'attività, oppure si deve dare una preferenza tra due o più possibilità. La logica della scelta si baserà sull'individuare quale proposta tra le due sarà più solida. Nel debate, infatti, vince la squadra che ha meglio saputo difendere la propria linea con argomenti e confutazioni. Su questi presupposti, possibili applicazioni possono esserci nell'ambito dell'impresa, della ricerca scientifica e del dibattito pubblico. Nell'ambito dell'impresa, il debate può risultare utile come strumento per gestire il confronto, soprattutto quando le scelte devono essere valutate per il loro impatto sociale e culturale, oppure per agevolare una riflessione critica su ciò che si vuole intraprendere. In questo senso sono stati attivati percorsi di formazione al debate all'interno della LUC, Università Cattaneo, un'istituzione a marcata vocazione gestionale e economica. Il ricorso al debate nasce dall'esigenza di integrare alla formazione settoriale specialistica strumenti di analisi critica per affrontare le sfide economiche e sociali.
Nel campo della ricerca scientifica, il metodo del debate può essere applicato per valutare diversi modelli esplicativi su un comune problema. I modelli possono essere posti a confronto tra di loro con un dibattito che si fonda sulla condivisione di esperimenti o di dati con la finalità di scegliere quello che sostiene meglio la confutazione. Si tratta dell'applicazione del principio popperiano della falsificabilità. Sono scientifiche le teorie falsificabili e tra le teorie scientifiche sono da prediligere quelle che escono corroborate dall'aver sostenuto le critiche che le sono state mosse. Il ricorso a una metodologia simile è stata applicata dalla John Templeton Foundation per porre a confronto i diversi modelli elaborati da equip guidati da neuroscienziati di chiara fama sul problema della coscienza. Il confronto a due tra le equip prevede che dovrà essere scelta non l'equip che riesce a dimostrare la validità dei propri argomenti, dato che tutti i modelli portano una grande quantità di dati a proprio sostegno, ma l'equip che riesce a difendere meglio il proprio modello dalle critiche che gli vengono mosse. È evidente che in questo tipo di confronto la logica sottesa è molto simile a quella del debate e fa intuire quali applicazioni il debate possa avere in ambito scientifico. Un terzo uso può avvenire per condurre un dibattito pubblico sulle grandi infrastrutture, una procedura resa obbligatoria con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2018. È stata istituita una Commissione Nazionale Dibattito Pubblico con l'obiettivo di 1. Rendere trasparente il confronto con i territori sulle opere pubbliche attraverso procedure che garantiscono il coinvolgimento della comunità interessata. 2. Migliorare la qualità delle progettazioni delle opere pubbliche di grande rilevanza. 3. Semplificare l'esecuzione delle opere attraverso scelte ponderate al fine di ridurre l'aggravio dei contenziosi. Il dibattito pubblico deve dunque garantire un confronto dialettico tra la parte pro, che ha il ruolo del proponente, e la parte contro, costituita da un pubblico che interpella e confuta. La regolamentazione del dibattito deve poi avere presente una finalità conciliatoria e una fase di negoziazione. Senz'altro un dibattito pubblico si deve presentare in maniera molto diversa da un talk show se si vuole favorire realmente la crescita del senso della cittadinanza di coloro che vi assistono o vi partecipano.